Vi do il benvenuto da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Lo sport è molto importante e per questo io voglio semplicemente ringraziare le scuole che hanno aderito a questa bellissima manifestazione, ma soprattutto le associazioni sportive che si sono prestate a portare avanti questa iniziativa. La settimana dello sport, un'iniziativa che vuole vedere la partecipazione di tutti gli studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Arzachena. Avete alzato l'asticella, è una new edition, dopo 10 anni sono obbligati a fare sport, nella passata edizione era qualcosa di diverso. Esatto, diciamo è stato proprio un criterio di scelta quello di far partecipare attivamente i ragazzi, fargli fare esperienza della disciplina sportiva anche per avvicinarsi a quelle discipline che magari volontariamente avrebbero scartato, perché a volte insomma si ha sempre un pregiudizio nei confronti di ciò che non si conosce. Un'altra novità di quest'anno è quella di coinvolgere non solo gli impianti sportivi del nostro territorio ma anche spazi pubblici, quindi abbiamo Piazza Risorgimento ad Arzachena e il Parco Riva Azzurra a Canigione. Siamo felicissimi perché è stata una manifestazione che ci ha portato via tante energie, ma il sorriso dei ragazzi è qualcosa di veramente incredibile. Oggi una fiumana da Piazza Risorgimento fino allo stadio Biagio Pirina ha colorato Arzachena di bianco, ha dato un messaggio importante per il Global Strike for Future e siamo felicissimi perché lo sport da sempre è un veicolo potente a livello comunicativo e oggi ha servito un assist per il messaggio importante che in tutto il mondo stiamo dando per il rispetto del clima, rispetto dell'ambiente. È stato un bel messaggio, un messaggio positivo, un messaggio di solidarietà nei confronti dei temi ambientali ed era questa insomma la finalità della giornata di oggi. Ma in realtà io non sapevo nemmeno che potesse piacermi giocare, tant'è che tramite un'amica, una vicina di casa, mi ha portato nella noia a giocare a pallavolo e non mi piaceva all'inizio, tant'è che sono andata a casa e in palestra poi hanno chiamato, no, torna perché sei alta, possiamo vedere. E sono tornata e poi in realtà io dicevo, ma io guardo la pallavolo in televisione, ma qua schiacciano, tirano, qua mi fanno saltare sui cerchi, io non voglio fare. E alla fine invece sono riuscita diciamo ad entrare nel gruppo della pallavolo e da lì è partita un po' una serie di scalate verso la Serie A alla fine.
mi ritengo soddisfatto, anche perché c'è dietro un lavoro importante da parte dello staff di questi eventi, di colui che ha seguito il progetto, che è Riccardo Pazzona, che ringrazio pubblicamente, Maria, Andrea, insomma tutto quanto lo staff mio storico, che come tu ben sai lavora dietro le quinte.